Se una persona ti lascia dopo 5 anni è molto difficile che accada così dall'oggi a domani, non rappresenti una storiella. Quindi probabilmente tu non hai saputo cogliere i segnali che sicuramente ci saranno stati di negatività nell'ambito della relazione. Non è possibile che da oggi a domani questo si svegli e dice ti lascio. Non hai saputo cogliersi né tu. Le possibilità sono o che ha conosciuto un'altra che nel frattempo è diventata, diciamo, la sua compagna, oppure sono che tra voi il rapporto era talmente logorato che questa persona, diciamo, si è allontanata. Ma dopo 5 anni è più probabile che abbia comunque conosciuto un'altra e che quindi dica di non amarti perché le sue attenzioni sono rivolte verso un'altra. Al 90% starà frequentando un'altra donna, avrà conosciuto un'altra donna che lo ha piano piano coinvolto, e ovviamente normalmente in questi casi ci sono delle concause, cioè nel senso che da un lato ha conosciuto l'altra, dall'altro con te il rapporto è andata a puttane nel tempo. Ora quello che devi fare è, che cos'è? Niente, concentrati su te stessa e non cercarlo, ovviamente, e concentrati su te stessa. Il fatto che ha pianto e non vederlo come un mi ama lo stesso, il fatto che lui ha pianto quando te l'ha detto è perché naturalmente un po' di pathos c'è, e poi anche uno scarico di tensione, perché comunque non è facile dire a una donna dopo 5 anni ciao ti lascio, non mi interessa più. Quindi questo è probabilmente la situazione che si è verificata, ma nel 90% c'è un'altra situazione. Quello che tu devi fare è concentrarti su di te, non cercarlo, prima è recuperare autostima, recuperare amore, tenere presente che comunque, diciamo, è normale che le relazioni finiscano, non è detto che le relazioni debbano andare avanti. Anzi, non era normale il fatto che dopo 5 anni non ci sia stata una cosa più solida, tipo una convivenza, un matrimonio. Insomma, 5 anni di relazione sono tanti. Probabilmente lui dall'inizio non era fortemente innamorato di te, perché fosse stato fortemente innamorato avrebbe sicuramente messo in atto qualche cosa di diverso, preso più impegni. Comunque iscriviti ai miei canali YouTube, al nuovo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco, ma anche al canale Massimo Tramasco Felicità, Benessere, Amore, Autostima, Crescita Personale con Massimo Tramasco. E su ogni canale è possibile abbonarsi è facile, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, beh, con il computer. Ciao a tutti.